E buongiorno da Paola Quattro alle 12:19 minuti di questo martedì 15 aprile 2014. Un mondo che non c'è, Roby Facchinetti, un album bellissimo, ma che vita la mia, ho il piacere di averlo qui accanto a me, sono davvero onorata. Roby, benvenuto, buongiorno. Ma buongiorno a voi, grazie, che bella voce che hai. Anche tu. Veramente molto radiofonica. Bene, grazie, sono molto contento di essere qui, di essere nella vostra città, nella vostra straordinaria isola, e grazie per lo spazio che mi state regalando. No, grazie a te, poi un'icona della musica italiana su una radio che trasmette solo musica italiana, per noi è veramente fantastico, soprattutto quando poi c'è un CD così bello, il terzo album da solista di Roby Facchinetti, che ha preso un attimo una pausa con i Pooh, però insomma diciamo che con questa pausa ci ha fatto molto bene, perché questo album è veramente bellissimo. Grazie, difatti, come dicevi, questa pausa mi ha dato la possibilità di realizzare poi questo mio progetto, che nel mio cuoricino ce l'avevo così da un po' di tempo, però tu lo sai che i Pooh non si fermano un attimo, anche volendo non c'è mai stato lo spazio per realizzare questa mia cosa. E infatti, quando i Pooh decisero di concedersi questi 2 anni sabbatici per arrivare meglio, arrivare soprattutto preparati a questo nostro cinquantennale, allora va bene. Grande traguardo, io, poi. Beh, insomma, ne parlo sempre, ma come se fosse una cosa che mi riguarda in modo particolare, perché veramente sono tanta roba, come dicono a Roma, no? È robona, tanti anni, insomma. E allora io e Valerio Negrini abbiamo cominciato a lavorare, avendo appunto questo, in previsione di questo spazio, di questo tempo, abbiamo cominciato a lavorare su questo mio progetto all'inizio del 2012. E, partendo proprio dal presupposto di, per quanto mi riguarda il discorso musicale, di cercare di mettere dentro in questo progetto un po' tutte le mie sfaccettature musicali. E, c'è tanto, infatti. Beh sì, perché insomma io vado da Parsifal a che ne so, Uomini Soli, piuttosto che Inca, piuttosto che Tanta Voglia di Lei o Chi Fermerà la Musica. Insomma, per cui se doveva essere un lavoro che mi rappresentasse completamente fino in fondo, in qualche modo dovevo riuscire a essere rappresentato musicalmente un po' in tutte queste mie sfaccettature. Valerio ha lavorato proprio su una tipologia di testi che fossero più cantautorali, no? che corali, perché noi i Pooh abbiamo sempre amato questa grande coralità, che è una giocare delle cose, un po' con queste voci, esatto, che è una voce delle nostre caratteristiche maggiori. Invece in questo caso, se deve e doveva essere un discorso personale, lo doveva essere veramente fino in fondo. Abbiamo lavorato per circa un anno sul progetto, e Valerio proprio alla fine del 2012, il 24 dicembre, prima di partire per le pochi giorni di vacanze, lui mi ha consegnato le ultime cose, le ultime correzioni in modo particolare di un testo, e poi io sono rientrato dalle vacanze il 3 gennaio, ci siamo sentiti un po' di volte al telefono quei giorni lì, fino veramente un'ora prima che lui se ne andasse. Allora, quando accadono queste cose, veramente ti colpiscono molto, e non ci vuoi credere, perché non puoi accettare, no, che una persona che tu ami, hai amato, che hai condiviso veramente una vita professionale e non, perché con Valerio il rapporto era veramente tutto tondo. Questo testo era Gocce nel mare, tra l'altro, questo ultimo, esatto, testo che ti consegnò Valerio Negrini, che noi ascoltiamo di sottofondo, Gocce nel mare, tra l'altro un brano bellissimo che fa parte sempre di Ma che vita la mia, e ci stavi proprio raccontando un po'. Esatto, quello fu veramente l'ultimo testo che mi consegnò prima di andarsene. È chiaro che poi mi sono trovato con tutti questi suoi testi, i suoi scritti, ho dovuto rimettere insieme. E, insomma, non è stato assolutamente facile, mi ho sentito molto questa grande responsabilità di ciò che con lui aveva scritto, sono stato molto attento anche a cantarli nel modo come lui avrebbe voluto, era molto esigente, molto preciso, non voleva che si perdesse neanche una virgola di ciò che costa da sempre.
Per cui trovandomi da solo in sala di incisione puoi immaginare quanta responsabilità ho sentito, no, in questo. Però ho cercato veramente di fare del mio meglio e per non fatto. Perdere neanche una virgola. Io sono convinta che lui dalla sua è contento di questo lavoro, è molto soddisfatto, ne sono sicura. Beh, credo di sì, credo che poi stia brindando da ormai da un po' di giorni, che poi questo lavoro che era per me veramente impensabile è andato al primo posto, per cui questo primo posto, questo traguardo e questo podio è assolutamente tutto suo, perché solo merita fino in fondo. E lui, devo dire che comunque tu, come dicevo prima, è un tuo collega, che le cose belle, importanti e soprattutto inattese come queste devono essere, bisogna festeggiarle almeno per 30 giorni e 30 notti, per cui abbiamo ancora a disposizione un po' di giorni e un po' di notti, perché deve essere così, anche per una sorta di riconoscenza nei confronti della nostra vita, che no, che ancora una volta ci ha regalato questa cosa straordinaria. Ascoltiamo un po' di Gocce nel mare, questo brano bellissimo che fa parte di Ma che vita la mia, torniamo tra pochissimo, ascoltiamolo perché è davvero stupendo. E io starei ore a chiacchierare con Robby Facchinetti in diretta, fuori diretta, cioè a parlare, perché è veramente una persona stupenda, Robby, davvero. Complimenti di cuore sia per... Ma anche tu sei stupenda, poi fammi vedere un attimo le tue unghie. Ah, straordinario. Non si, beh, si vedono? Sì, le webcam, salutiamo. Ah, gli amici, che meraviglia, che meraviglia. No, ho visto delle donne, fanciulle, ragazze, no? Con i colori anche strani, inusuali. Ma tu perché ogni unghia ha il proprio colore. È vero. E poi mantieni sono sempre personali. Sì, sei personalizzato ogni unghia. Ma tu poi mantieni lo stesso colore sempre? No, ogni tanto cambio sempre, no, poi mi annoio. Ma certo, è lì proprio il segreto, no? Senti Robby, parliamo un po' perché tu hai cominciato piccolissimo a suonare, quindi volevo un po' vogliamo conoscere meglio Robby Facchinetti, anche se ormai tutti ti conoscono. Però... Ma certo, insomma, ci sono anche delle cose che però ci non sono tutti delle conoscono, cose, giustamente. Esatto. Per esempio, già tu da piccolissimo. Sì, io ho una famiglia, questo mio nonno che era un grande musicista, compositore, molto religioso, aveva fatto addirittura anche una messa cantata, dirigeva un coro polifonico, e mia mamma aveva preso tutto da questo mio a livello musicale, no? E amava la musica in un modo incredibile, per cui a casa mia io sono cresciuto ascoltando, lei amava in modo particolare le opere, amava in modo particolare le sinfonie, per cui sono cresciuto proprio ascoltando e respirando continuamente musica. Poi avevo un vicino di casa che suonava sempre l'armonica a bocca. Ecco. E per me quel suono era affascinante, rimanevo lì ad ascoltarlo per ore. E avrò avuto, credo, meno di 4 anni. E Santa Lucia, che è questa santa dei bambini, soprattutto la zona del nord, dice, Santa Lucia, cosa vuoi per Santa Lucia? Io voglio l'armonica a bocca. Beh, mi regalarono questa armonica a bocca, e bellissima, tutto luccicante, la misi subito in bocca, che è un piccolo strumento, non è niente di che. Però lì ho capito il fascino e l'emozione di trasmettere attraverso uno strumento quello che possono essere le tue emozioni, un suono, una melodia, ecco. E forse da lì io ho capito che la musica poteva essere la mia vita, la mia strada. Dall'armonica, pensate un po'. Dall'armonica. Poi mia madre aveva capito meglio ancora di me questa cosa qui, e mi regalarono poi una fisarmonica, che era un altro strumento, diciamo, più accessibile, no? per un che molti spesso confondono armonica e fisarmonica, invece sono due cose completamente diverse. Allora ho cominciato, insomma, con la fisarmonica seriamente a studiare musica, che poi è stata un'evoluzione normale, passare al pianoforte e così via. E poi, grazie proprio allo strumento, grazie alla musica, ho sentito ho scoperto un'altra cosa molto bella, riuscire a fare un qualcosa di inedito, comporre un qualcosa che nessuno mai fino a quel momento aveva mai composto, mai fatto. Questa cosa mi piaceva molto. Difatti il primo brano io lo composi, chiaramente avevo 10 anni, insomma, per cui tutto. Ricordi il titolo?
di questo primo brano? Ricordi un po' come faceva, c'era, come si chiamava? Ma c'era, di cosa c'era parlava? Tipo, parlava di una, di, un, di, un, di, una, di una valle, in fondo a questa valle, dove uno lì si ritrovava e lì in quel posto magico lui riusciva a ricordare il suo amore. Questo è più o meno il succo. Perché io già, come avevo i primi amori, avevo le prime innamoramenti. Già eri avanti, insomma. Insomma, ero molto avanti. E questo è il mio modo di comunicare, ma è tutto cose, facevo solo tutto io, perché dall'altra parte non figure di mai cosa si sognavano. Però attraverso la musica. Ma ricordi insomma, la musica di questa la canzone, come faceva? Twin, tre, 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 tre. Era più o meno così. Hai pensato magari di riproporla? Ma adesso andiamo molto avanti, perché poi no, sono pericolosissime queste cose. Pubblicamente, e poi mi chiama: sei, quant'è che fai quella canzone? Hai capito? No. Senti, no. Tornando invece all'album, tra l'altro, oggi Robby Facchinetti alle 18 sarà presso Media World alle porte di Catania. Ma questa è una cosa che io amo moltissimo, mi piace veramente molto, no? Questa nuova forma, chiamiamola. Promozionale, dove ti dà veramente la possibilità di conoscere il tuo pubblico da vicino, ad uno, calcolo che io è circa un mese che sono in giro a fare un po' questi store e questo giro promozionale, ed è bellissimo perché quando mi trovo di fronte un ragazzo, una ragazza giovane e non, che mi guarda, questo è un momento che io sognavo da 20 perché anni, perché tu sei amato da 15 tutti, anni da tutti, 20, dai giovani, anni. Dai grandi, cioè e questo, non hanno quello età, che dico sempre, è veramente il nostro grande patrimonio, perché senza il pubblico, senza loro io non sarei qui, pur non sarebbero esistiti, e questo non posso che ringraziare la vita, ringraziare poi il pubblico che fra l'altro qui in Sicilia, non ne parliamo, anche ieri sera che ho fatto questa, ero ospite da Salvo La Rosa, da Salvo insieme La Rosa, che salutiamo veramente, ciao Salvo e davvero un'accoglienza a dir poco emozionante. Mi ha fatto capire ancora una volta quanto amore, insomma, il pubblico siciliano ha sempre avuto per la nostra storia, per la nostra musica, e allora questo non posso che ringraziarvi. E poi tu coinvolgi spesso i fans, vedo anche sulla tua pagina Facebook che li coinvolgi. Io sono curiosa, vado un po'. Sono entrato in questo mondo, e devo dire, da un anno, perché in previsione di questo mio lavoro personale mi ha detto: guarda, sarebbe bene che tu cominciassi a fare una cosa tua a livello di Facebook, perché è importante oggi, e mi sta coinvolgendo molto. Ho visto delle foto su Ma che vita la mia, che chiedevi insomma ai tuoi fan di fare queste foto, sì, e perché di rappresentare. Ma che vita la... Poi due righe, ognuno di loro, infatti guarda, stanno nascendo veramente delle cose molto molto belle, no? delle così sfaccettature di vita di ognuno, anche particolare, ti rendi conto che dietro ogni persona, comunque, anche che non puoi immaginare, c'è comunque una vita, c'è un mondo, anche nascosto molte volte. E allora questo titolo, Ma che vita la mia, che io lo intendo come che mazza, che bella vita. Ecco, no? Ti stavo proprio chiedendo con un aggettivo quale potrebbe essere la tua vita. Esatto, beh, insomma, straordinaria, è un viaggio, è sempre stato un viaggio faticoso, pieno di comunque, no, di cose, anche di momenti anche difficili che ho superato. Ma secondo me guai se non ci fossero quelli, perché ma sarebbe una moia non mortale, tornando al discorso di prima, guai. Quelli servono, anzi molte volte servono anche per fermarsi, per riflettere un attimo, che oggi purtroppo non c'è neanche il tempo per riflettere, ma questo è un peccato. Invece i momenti di riflessione, che quando sei costretto a fermarti perché accade qualcosa di straordinario, allora sei costretto anche a riflettere, e fa veramente molto bene, perché poi si riparte con altri presupposti, con la marcia anche in più molte volte. E noi ascoltiamo proprio Ma che vita la mia con Robby Facchinetti su Studio 90 Italia, solo musica italiana, torniamo tra pochissimo. Ma che vita la sua! Ma che vita la nostra! La nostra. Beh, insomma, anche la tua, perché sei qui, hai una voce bellissima, stai benissimo, sei un'esplosione della salute. Ma non ti lamentare, ma neanche un attimo, perché credo che queste le tre o quattro cose che ho elencato sono comunque le cose più importanti. La cosa principale, sicuramente. Tutto il resto
guarda, è noia. No, o quasi. Roby Facchinetti con me qui in studio su Studio 90 Italia. Stavo un po' chiacchierando anche sulla musica di oggi. Ecco, vorrei condividere con te magari un pensiero della musica attuale. Ecco, cosa pensi, Roby? Ma guarda, quello che mi dispiace un po', perché la musica si è impoverita un po' tutto, no? Non solo la musica, parliamo dei giornali, parliamo della letteratura, tutto adesso corre velocemente, non c'è tempo purtroppo per riflettere. Tu considera già nel nostro mondo, il mondo della musica, no? Parlavamo prima degli anni 70, sì. 80, che c'erano gli album, gli LP in vinile, no? Dove uno se lo prendeva, c'era proprio l'amore per l'oggetto che andava lì. Io, ma non solo io, chiunque, insomma, amava quell'artista, quegli artisti, passavano i pomeriggi a guardare, a leggere, no? Il tenere in mano e sentire anche l'odore del vinile piuttosto che della carta. Che meraviglia! E c'era proprio l'amore questo per la musica e l'amore dell'oggetto. Oggi non c'è più tempo per questa, il CD, no? Piccolo, non c'è amore per un oggetto di questo tipo. E poi anche perché oggi tutto deve essere velocemente. L'altro giorno un mio collega, compositore, mi ha detto: guarda, io sono allibito perché il mio compositore, fra l'altro bravissimo, mi hanno proposto di fare dei brani di 15 secondi. Ecco, questo è lo specchio, no? Dei tempi. Tu pensa quanta strada, purtroppo perdendo pezzi strada facendo, ha fatto la musica, e siamo arrivati oggi così, che chiaramente io trovo molto discutibile, non c'è più la grande qualità, sono persi molti contenuti, certi brani. Quando uno mi dice: sai, pezzi di una volta, pezzi di una volta, cioè tutti, c'è anche questo, che tutti, parliamo di Battisti, tutti cantavano la stessa canzone, no? Negli anni 70, la bambina di 7 anni o quello di 70 cantavano tutti la stessa cosa. Oggi invece, a parte che è tutto frammentato e poi tutto molto molto veloce, oggi le nuove generazioni riconoscono il brano da quel suono lì, non per i contenuti, non capito? La musica ha perso quello che è il valore principale, la musica come intesa come evasione, ma anche come emozione, come contenuti. Cosa deve avere una canzone, ecco? Beh, deve avere questo. La musica deve emozionare. La musica deve veramente cambiare l'umore, perché queste vibrazioni, questo potere c'era la musica, fortunatamente, va a toccare quelle corde nascoste che non conosciamo neanche noi, però la strada la conosce molto bene la musica, che va a toccare, ti fa vibrare, ti fa sognare, accende la nostra fantasia, ti emoziona, ti cambia l'umore. Cioè, veramente, se nella musica, soprattutto una certa musica, viene utilizzata nel modo adeguato, ci può migliorare anche come persone, come uomini, no? Per quante volte sarà successo anche te di svegliarti magari con la luna storta e ascolti, a proposito, poi magari ascolti quel brano, ascolti quei brani, ascolti quella cosa che ti ricorda, oppure perché ti emoziona, perché in quel momento quelle vibrazioni vanno a toccare quelle famose corde, no? E cambi umore e diventi un'altra persona. C'è un brano, sai, del tuo album, Dima, che Vita la mia, che ha toccato le mie corde, a proposito di anima, e questo è un brano bellissimo che ha un'atmosfera secondo me magica, è curato, si sente che proprio l'atmosfera è curatissima, ma probabilmente sarà proprio il tuo cuore che esce fuori in questo brano, dal titolo È per me. È per me, questo è, sì, devo dire che piace molto alle donne, piace molto anche a me, perché ha in sé questo brano, questo grande sentimento di riconoscenza per la propria compagna, per il proprio amore. E allora io lo voglio dire. Diciamoglielo allora. Per me, Roby Facchinetti su Studio 90 Italia, lo ascoltiamo perché davvero è stupendo, stupendo davvero. Quindi rilassatevi, chiudete gli occhi e ascoltatelo e poi torniamo.
Io sono convinta che molte di voi si sono innamorate solo ascoltando questo brano. Per me Robby Facchinetti su Studio 90 Italia, ancora ti ringrazio per essere qui, ci fa davvero tanto tanto piacere sia a noi che ai nostri ascoltatori. Siamo facendo una bella chiacchierata, stiamo dicendo anche delle cose, spero, belle e intelligenti, perché no? Ed è per questo che io volevo parlare anche con Robby Facchinetti di calcio, perché so che lui è tifosissimo dell'Atalanta. Sì, beh, insomma, io fra l'altro un amore che parte da molto molto lontano, ero piccolissimo, anche lì vedi la musica. Poi hai fatto anche delle colonne sonore per la squadra dell'Atalanta. Sì, ho fatto due inni dell'Atalanta con molta molto piacere, molta gioia, perché insomma è un amore. E poi non ho, al di là della musica, che tu sai la musica chiede veramente moltissimo, non è che ho tantissimi altri hobby, insomma. Allora, uno è l'Atalanta, quindi il Atalanta. Calcio. Poi la buona cucina, e ho questa collezione di vini, ho anche dei vini siciliani straordinaria, se non dico perché non voglio fare pubblicità. Che vino ci consiglia Robby Facchinetti, dai? Beh, Nero d'Avola è sempre un gran bere, cioè Nero d'Avola lo puoi bere in qualsiasi momento, anche alle 9 della mattina, che va sempre bene. Infatti io sono un grande bevitore. Adesso allora ci vuole un bicchiere di vino con Robby Facchinetti in chiusura. Un bicchiere di vino. No, solo se è Nero d'Avola. Ce l'abbiamo. Perfetto. Ce l'abbiamo. Ok, grazie. Se non l'abbiamo lo procuriamo, perché io bevo anche molta figura questo. No, anche a stomaco vuoto, va bene. Vabbè, dopo il cannolo. Invece no, adesso metto mamma mia, ragazzi. Mi avete viziato, ho mangiato questi cannoli, ma veramente straordinari, perché c'era la crosticina, l'involucro, che è lì il segreto, uno dei segreti, che deve essere croccantissimo. Ed era croccantissimo. È detto da una persona che si intende. No, non ti preoccupare, ma ve lo dico io, fidatevi. Comunque. E poi, vabbè, insomma, il ripieno fatto sul momento, freschissimo. E io ho avuto la fortuna di mangiarlo dopo meno di, credo, 5-6 minuti dopo che era stato fatto. Esatto. No? Di una friabilità, di una bontà. Poi, fra l'altro, leggerissimo, no? Quando sono molto delicato. E poi tutto si chiudeva a mo' di, come dire, di cornice, questo del pistacchio di Bronte. Che era la ciliegina sulla torta, che era la torta sulle ciliegine. Esatto. Buonissimo, grazie. Robby, senti, invece torniamo a parlare dell'album davvero stupendo, Ma che vita la mia, quest'album che contiene delle tracce una più bella dell'altra, devo dire. C'è un brano fra questi? Sì, capisco che sono tutti figli, capisco che sono tutti pezzi di cuore, ma c'è un brano che tu hai particolarmente a cuore fra questi? Ma mi è veramente difficile. Immagino, lo so. Perché è una sai cosa? Stupida, io però. No, ma sai che un po' come i figli. Io poi ho 5 figli e questo lo capisco ancora meglio. Io non so se riesco a spiegarmi. Ci sono, certo che ci sono qui dei brani che che sono un po' più danno un filino meno. Ma appunto perché danno un filino meno, io tendo ad amarli di più, perché hanno bisogno. E allora anche nei figli, molti, è capitato anche a me, ma che ero, credo a qualsiasi famiglia, no? Come si dice alla mamma magari, beh, tu quel figlio lì, però hai un debole. Ma se tu vai a analizzare, la mamma ha un debole particolare per quel figlio, perché quel figlio ha bisogno di avere più amore. No, e allora è un po' anche come per cui non saprei dove mettere le mani, perché non vorrei fare dei torti a nessuno. E poi i miei brani sono molto permalosi, ecco. Cioè, no, poi finisce male, te lo ti prego. Esatto, non si sa mai cosa succede. Senti, invece parlando di sogni, so che comunque ci sono dei brani in cui si parla molto di questo sogno, no? Qual è il tuo sogno, Robby, in questo momento? C'è un sogno che ancora non hai realizzato? No, il mio sogno, che è un desiderio più che un sogno, fortunatamente si parlava prima della vita. È chiaro che io ho avuto una vita che la maggior parte dei miei sogni sono riuscito, non so come, insomma, per tante ragioni, a realizzarli. E questo devo dire che non posso che ringraziare la vita, il cielo, gli uomini e tutti i santi in paradiso. E
Ma quello che, dato che non ho più né 20 né 30 anni e poi mi fermo lì, cioè non sono più un ragazzino, sono un ragazzo ormai, e quello che io desidero di più che non mi si spenga mai la fantasia, perché un artista vive di fantasia, e io spero e mi auguro che non si spenga mai questa mia fantasia, perché fino a quando questa mia fantasia sarà comunque viva e mi permetterà di aprire questa grande porta della creatività, e allora potrò pensare di continuare a fare questo lavoro fino a quando sarà possibile, insomma, fino a quando, come dicevo, fino a quando ci sarà questa, avrò questo, continuerò a avere questo dono. E allora è la cosa che più mi preoccupa, no? Che è chiaro che se un artista gli toglie la fantasia, credo che l'inizio, no? L'inizio della fine, perché non essendoci più la fantasia. È chiaro. E allora questa è la cosa che io che vorrei non perdere mai. Questa è la cosa a cui ci tengo più e di ce ogni l'auguriamo cosa. Anche noi, perché se perdessi la fantasia non sarebbero più canzoni esatto, così belle. Ma... senti Roby, prima di salutarci e di concludere il nostro appuntamento, qual è il posto più strano dove hai composto una canzone, dove hai scritto una canzone? Ma ce ne sono strani, poi strani neanche, perché mi è accaduto solo poche volte, no? Come si dice, ma com'è lì in sala? Forse magari che ti ha dato più ispirazione, ecco, magari questo. Ma sono. Perché l'ispirazione non è che ha bisogno del posto, no? Siamo noi che pensiamo che lì è. Invece l'ispirazione è quella famosa porta che vi dicevo prima, è quella decide lei, qualsiasi potrebbe accadere qui, potrebbe accadere, che ne so, in cima a una montagna, potrebbe accadere appena ti svegli, piuttosto qui, perlomeno a me questo accade, no? Non ho un posto, è chiaro, io, a casa mia ho questo studiolo dove io mi chiudo, sono lontano da tutti e da tutti, perlomeno io mi sento assolutamente isolato, e lì cerco di trovare quella condizione che trovo, quella condizione ideale, che adesso è inspiegabile, però è per poter lavorare e per poter creare, ecco questo. E trovare quella condizione credo che non è facile, perché è sempre lei che lo decide quando e come, anzi molte volte dice beh adesso mi metto qui e mi fa proprio voglio fare un bel brano e non niente delle cose, delle schifezze, cioè o viceversa, e quando invece meno te l'aspetti ti arriva lo spunto, ti arriva l'idea. E quando arriva cosa fa Roby Facchinetti? Quando arriva se l'idea? Se sei fuori, registri, che fai? Cerco di tenere in mente la melodia, sì, questa è una cosa, appena ho le note, allora se passa poco tempo, tipo, vabbè, un'oretto o due, va bene, ma se passano due mesi, cioè, diciamo, è molto difficile. Però diciamo che questo è, insomma, non c'è una tecnica particolare. Certo, devi essere nelle condizioni così migliori per poter così creare quel famoso clima che ti dicevo appunto prima. Per me è così, per altri magari no, perché ognuno ha poi la propria tecnica, la propria teoria, per cui non siamo anche qui, insomma, è bello perché non... No, siamo diversi anche in questo. Io stavo guardando adesso, se mi permetti, ti vorrei dire una cosa, che dato che tu sei anche una cantante, un artista, una musicista, perché suoni pure, e io in questo CD adesso sto sfogliando questo opuscolo con tutte le fotografie, con tutti i testi, con tutti da guardare, tra l'altro, perché mi spiegava prima Roby, ogni foto rappresenta la canzone, rappresenta il contenuto in quel certo momento. Ecco, vedi qui c'è, vabbè, il testo, e a lato c'è una scheda dove ci sono descritti tutti i suoni che sono stati utilizzati in questo brano, e qui sono veramente, saranno una ventina di suoni, forse anche di più, di suoni diversi.
Devo dire che ho tantissimi amici, colleghi, musicisti che trovano questa idea straordinaria, perché molte volte magari sentivano il suono particolare e non lo fa nessuno e non sapevano. Vero. No, vero. Non è mai stato fatto. È vero, e questa è devo vero. Dire che è un'esclusiva. Sono molto contento anche perché con Danilo Ballo, che ha arrangiato, oltre ad essere il nostro arrangiatore dei Puda ormai da 14 anni, ha arrangiato anche questo mio progetto e abbiamo fatto una ricerca, e va detto, tu che sei una musicista, che questo progetto, anche per dire un altro sogno mio, di realizzarlo interamente con le tastiere, con i suoni analogici, digitali o campionati. Però abbiamo fatto una ricerca veramente, che oggi la tecnologia... Accuratissima dei suoni, è vero. Abbiamo cercato, tu prima parlavi nel brano È per me, no? Che comunque ti porta in un mondo, comunque ha un colore tutto suo, e questo è frutto, come in ogni brano, frutto di una lunga, lunga ricerca, perché ad ogni brano abbiamo cercato di vestirlo proprio a livello di colore, di suoni, nel vestito più adeguato e più appropriato, no, a quello che era il discorso, il contenuto. E ci siete riusciti, devo dire. Vabbè, grazie. Un po' di ore anche notturne, di giornate anche, perché io credo che, anche perché sono sempre partito dal presupposto che la musica è veramente una cosa molto seria. Molto seria, soprattutto anche per il discorso di prima, no? Quello che provoca la musica, quello che i benefici, no? che dà ad ognuno di noi. Ecco perché va presa molto molto seriamente, e per cui anche le ore, le giornate per raggiungere quella cosa lì che magari è in testa e non sempre arriva subito, però non accontentarsi e insistere anche se non riesci magari in quel momento, in quell'ora, in quel pomeriggio a ottenere quello che vorresti, poi magari lo riprendi, come si dice sempre in sala di incisione, dai, domani mattina a mente serena, poi accendi tutto a mente serena, riascolti e dici, ecco qui, e trovi in un attimo quello che ci voleva. E allora capire anche questo, no? Che quando è il tempo di staccare, capire che magari, perché no, non è mai che, magari è anche la giornata, no? per certe cose, e anche questo aspetto è importante. È vero, sono d'accordissimo. Ma ad oggi Robby Facchinetti, quando sale su un palco dopo tantissimi anni, cosa prova? Beh, lo chiedi a uno che fa musica chiede a un altro che fa musica, che sono io, cosa vuoi? Beh, quello è nel momento. C'è anche l'ansia, insomma, c'è sempre questa grande adrenalina. Sì, da morire, guai se non ci fosse. Questo accade sempre, meno male, guai se non fosse così. La musica è anche questo, la musica è emozione. Poi sai, ogni serata comunque a sé. No, il posto, la cosa, tu stesso sei comunque diverso rispetto a o perlomeno ti senti un po' diverso rispetto al giorno prima. E per cui anche quando mi dicono tu non ti sei stancato a cantare magari sempre le stesse cose o stesso brano da anni, no, perché poi io mi diverto molto magari a pronunciare quella frase in un modo diverso e intonare in un modo diverso, dagli che ne so, una forza magari maggiore o minore, insomma, giocarti un po', insomma. Questo, insomma, la musica è anche gioco. Io ringrazio davvero di cuore, ringrazio tantissimo Robby Facchinetti per essere stato ospite da noi su Studio 90 Italia. Grazie davvero. Grazie tanto a te, Paola. Robby, vi ricordo l'appuntamento. Sì. Ah, beh, sì, no, ricordo l'appuntamento. Ricordiamo oggi pomeriggio alle 18 presso Media World, alle porte di Catania, ci sarà Robby Facchinetti con questi firmacopie, quindi avrete la possibilità di incontrarlo. Quindi andate e acquistate questo CD perché è veramente bellissimo, a parte che è già primo in classifica, ma è davvero stupendo, ve lo assicuro. Grazie, grazie a te Paola, grazie a voi per lo spazio che mi avete regalato e a presto. Da Paola 4 anche per oggi è tutto. Grazie. Ci salutiamo con Un mondo che non c'è, ringraziando ancora una volta Robby Facchinetti e chiaramente tutti coloro che sono stati anche oggi in nostra compagnia. A domani, ciao.